Salve a tutti ragazzi, sono Zeta Willy. E Rockstar recentemente ha cambiato sia i bonus doppio guadagno di dollari Che gli sconti della settimana E li ha prolungati fino alla mattina di martedì 28 maggio Diciamo che il cambio è avvenuto mercoledì mattina Dopo il disastro accaduto con i server di GTA Online Non so se martedì c'erano ancora i bonus doppio guadagno della settimana scorsa Ma sicuramente quei bonus doppio guadagno adesso sono stati cancellati E sostituiti con qualcosa di niente male per fare qualche soldo in più allora, ragazzi, Rockstar, oltre che ad aver prolungato il bonus doppio guadagno sulla nuova modalità competizione piede in fallo, ha anche messo il bonus doppio guadagno sulla modalità competizione guerriglia motorizzata. Ma questo non è niente di che perché il bonus doppio guadagno è stato inserito pure su tutte le commissioni della Clubhouse, su tutti gli incarichi più sfide del Club del uh, MC e la stessa cosa vale pure per gli incarichi e sfide di un CEO. Ho già fatto un video sul doppio guadagno della Clubhouse, ve lo lascerò nella descrizione di questo video. Allora ragazzi, per avviare queste sfide dovete creare un MC, invitare degli amici dentro il vostro MC, poi andare su Presidente del Motorcycle Club, incarico del Club e giocare uno di questi quattro incarichi pure sfide del club e scegliere appunto una di queste tre sfide se avete degli amici all'interno del club eh, con cui giocare queste sfide. Nel Motorcycle Club il miglior incarico per guadagnare è scontro territoriale, mentre la migliore sfida dell'MC è vandalismo, anche se vi posso assicurare al tempo stesso che abbiamo anche di meglio. Come detto prima, infatti questo bonus top guadagno non vale solo per gli MC, ma anche per i CEO, perché il miglior bonus stop guadagno in assoluto della settimana è su tutti gli incarichi del boss CEO che potete avviare sempre andando su CEO Secure Serve, dal menu inventario e fare uno degli incarichi del boss oppure una delle sfide del boss, anche queste cose hanno tutte doppio guadagno i migliori incarichi del boss sono impenetrabile che può pagare fino a 70.000 dollari con il doppio guadagno, alta velocità spacca tutto e pirati di industria che paga dai 60.000 fino ai 90.000 dollari il resto degli incarichi paga più o meno dai 40.000 ai 60.000 dollari sempre col doppio guadagno mentre le sfide del boss che pagano di più sono corriere espresso, potere d'acquisto e prelievo pericoloso, questi sono tutti gli incarichi o sfide che consiglio di sfruttare se giocate con amici e ricordatevi di rifornire il vostro bunker o le vostre attività di droga prima di giocare a questi incarichi infatti solo questa settimana vi consiglio di comprare le scorte piuttosto che rubarle dopo vi spiegherò il perché se invece siete da soli ma volete al tempo stesso giocare comunque questi incarichi per poter guadagnare qualcosina allora è meglio completare degli incarichi più semplici e veloci consiglio di seguire questi step innanzitutto rifornite ciò che dovete Rifornire bunker, stabilimento cocaina, qualsiasi cosa, poi entrate in un CEO, andate sugli incarichi del boss e scegliete cacciatore di teste. Consiglio anche di utilizzare un buzzard o meglio ancora un idra per completare appunto questi tipi di incarichi. Una volta completato cacciatore di teste, aspettate la scadenza del limite. E avviate acquisizione ostile. Dopo aver completato questo incarico, dovete scegliere viaggio d'affari come incarico da completare. E una volta completata viaggio d'affari, cercate di ripetere il procedimento finché non sarete soddisfatti. Nel frattempo, mi raccomando, non dimenticatevi neanche le scorte del bunker. O le scorte delle attività di droga della clubhouse In questo caso, dato che siamo nella settimana del doppio guadagno con gli incarichi Consiglio di comprare le scorte al posto di farci le missioni Perché tanto le scorte che avete comprato Le riguadagnerete subito facendo un batter d'occhio gli incarichi Che come avete visto... Pagano tantissimo e non vale tanto la pena sprecare 20 minuti di gioco per rubare delle scorte da 15.000 dollari l'una. Pi piuttosto compratele. Se usate questo metodo che vi ho appena detto, riuscirete a guadagnare dai 400.000 ai 500.000 dollari l'ora senza l'aiuto di nessuno. Dipende quanto tempo ci state a completare gli incarichi e tanti altri fattori. Questi bonus doppio guadagno di dollari ci saranno fino alla mattina di martedì 28 maggio. Se volete sapere anche come guadagnare con le commissioni della Clubhouse troverete la guida nella descrizione oppure in alto a destra. Se volete pure guadagnare 52.000 dollari extra della settimana potete provare a completare la prova a tempo di questa settimana che si trova in questo punto della mappa. Riguardo invece gli sconti abbiamo il 30% di sconto su tutti gli uffici e i loro garage come anche su tutte le Clubhouse mentre i veicoli e velivoli scontati che personalmente consiglio sono il carrozzeria armato bomba kanjali e il buzzard scontati del 30% ed infine consiglio sia la comet sr che la entity xxr scontati entrambi del 25% lo sconto segreto della settimana è solo uno ed è il 50% di sconto su tutte le attività business dei bikers ci sono anche degli sconti che dureranno solo un weekend ma non ve ne parlo neanche perché fanno abbastanza cagare se li volete controllare personalmente vi lascerò il link dell'articolo in descrizione quindi niente ragazzi spero che questo video in qualche modo vi Possa tornare utile. Se è così mi raccomando lasciate un bel pollice in su. Da, Z da WillIX è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video.